Venerdì 15 novembre 2024, le notizie dal mondo dell'energia. Oggi partiamo dal commento del nostro editorialista GB Zorzoli, che ci offre una panoramica un po' desolata dalla COP29 in corso a Baku. Si chiuderà la prossima settimana. Una conferenza in cui le istanze del clima, delle politiche per la riduzione delle emissioni e per l'adattamento al cambiamento climatico hanno via via lasciato spazio alle questioni più egemoniche nella ridefinizione degli equilibri di potere globali, soprattutto dopo la vittoria alle elezioni statunitensi di Donald Trump. E proprio da queste novità negli assetti politici globali partiamo anche nell'editoriale, esaminando le difficoltà della Commissione europea che si sono manifestate negli ultimi giorni alle audizioni di conferma dei commissari designati del nuovo esecutivo von der Leyen, difficoltà che ovviamente nascono sia dalle novità politiche di oltreoceano, sia dalla crisi del governo tedesco. L'Europa deve trovare un posto e un ruolo nei nuovi equilibri globali, e in questo sicuramente l'energia ha un posto centrale. La disponibilità di energia in quantità e a basso costo è un elemento fondamentale nella competitività, mentre negli ultimi anni sicuramente le politiche europee in materia hanno privilegiato la transizione rispetto al prezzo, la sostenibilità ambientale rispetto a quella economica e sociale, se così vogliamo dire. Certo è che anche il fronte delle molecole, tra virgolette, ovvero il fronte petrolifero e del gas, che ha ritrovato voce ultimamente grazie a queste rimodulazioni degli assetti politici, deve definire delle azioni e delle politiche un po' più concrete rispetto allo slogan che va contro la transizione ideologica per una transizione pragmatica per la neutralità tecnologica. Ecco, è il momento forse di definire delle azioni concrete e anche riconoscendo i limiti della decarbonizzazione delle molecole. Nell'interno ci occupiamo invece della legge di bilancio. 4.500 e passa sono gli emendamenti presentati alla Camera. Facciamo una panoramica, facendoci aiutare anche dagli strumenti di intelligenza artificiale, con una fotografia degli emendamenti divisi per gruppo politico che riguardano ovviamente energia e ambiente. Tutto questo e molto altro nel sito di Staffetta Quotidiana, a breve sul numero in PDF e questa sera nella rassegna delle notizie via mail. Buona lettura.